Non chiedere perché è il libro che ha fatto conoscere Franco Di Mare nella veste di scrittore e per cui è risultato vincitore della 7ª edizione del Premio Latore. La cerimonia di premiazione è stata condotta dal giornalista elbano Francesco Guidara in Piazza della Chiesa a Marciana Marina sabato scorso. A Di Mare, noto giornalista inviato speciale per la RAI, è stato consegnato il prestigioso riconoscimento che prima di lui hanno ricevuto altri nomi importanti della letteratura e del giornalismo italiano, tra cui Giorgio Faletti, vincitore della 1ª edizione del Premio Latore, sabato sera sul palco insieme all'amico Di Mare. Un'amicizia nata negli studi RAI e consolidata a Capoliveri, dove entrambi si rifugiano appena possono. È proprio qui che Franco Di Mare ha scritto i suoi libri. Il mio primo libro l'ho scritto a Capoliveri, perché avevo amici lì, mi hanno invitato lì, mi hanno dato l'opportunità di poter lavorare in una casa che guardava la spiaggia dell'Innamorata, e già il nome Innamorata è un nome così evocativo, spiaggia dell'Innamorata, che... E suggeriva tutta una serie, come dire, di opzioni, di riflessioni, di possibilità. C'è Gabriele. E quindi è stato una specie di nave che è partita da sola. E poi il secondo libro l'ho riscritto lì perché mi ha portato bene. E adesso sto per scrivere un terzo libro sempre lì. Non chiedere perché è un romanzo tratto da una vicenda realmente vissuta, in cui è quasi impossibile prescindere dalle vicende dell'autore, ma non è un'autobiografia, una storia tra verità e finzione che narra la vita in una città, Sarajevo, assediata dalla guerra dei Balcani quasi 20 anni fa. La guerra vista da un inviato speciale che fugge dalle sue vicende personali e proprio in una zona di guerra ritrova l'amore, non per una donna ma per una bambina orfana che poi diverrà sua figlia. Uno spaccato di vita che cerca riparo dalle granate e dai cecchini. Una fotografia di civili, bambini e anziani che cercano di ritrovare una loro quotidianità in una guerra che lascia poco spazio e poche alternative ai civili che la subiscono. Noi abbiamo il dovere di parlare dei cambiamenti della politica, ma abbiamo anche il dovere, io credo, di raccontare i piccoli cambiamenti che avvengono nella vita di tutti i giorni, perché se si raccontano questi cambiamenti forse si percepisce meglio che cosa accade veramente in un paese sconvolto dalla guerra.